Volevo mostrarvi un paio di cose che ho comprato per la casa in questi giorni, per decorare, altre cose che effettivamente mi servivano. Partiamo con gli acquisti fatti da Maison du Monde. Stavo cercando una sorta di portafrutta, cesso della frutta a due piani, per evitare di dover usare due o più ciotole, una ciotola molto grande, quindi occupare, diciamo, il piano e sviluppare, insomma, l'organizzazione in verticale per risparmiare appunto spazio. Ce n'erano due o tre diversi, alcuni troppo grandi per la mia cucina, o almeno per i miei gusti, volevo qualcosa di, insomma, piccolo che lasciasse più spazio. E ho trovato questo cestino qua, che tra l'altro è di un color tipo antracite, che non è esattamente il colore del mio piano della cucina, che è nero in quarzo, però ha comunque molto quel vibe, perché è scuro con il manico invece in legno chiaro. Vi dirò, a vederlo così sembrava anche piuttosto piccolo, in realtà ci sta tutto e di più, quindi sono molto molto soddisfatta, lo sto sfruttando tantissimo e mi sta effettivamente aiutando a risparmiare un po' di spazio in cucina. Mi piace non avere tutto appoggiato sul piano di lavoro, ma avere dello spazio libero. Mi dà proprio l'idea che sia più organizzata, più in ordine la cucina se ci sono degli spazi vuoti, diciamo, liberi. Questo è costato circa 30 euro. O 25, comunque, più o meno. Sempre da Maison du Monde ho preso questi due calici da vino che hanno un effetto stupendo. Sono stati abbastanza cari, sui 6-7 euro l'uno, però ci piacevano tantissimo perché hanno questo effetto un po' fumé, sfumato. Forse da così dritto si vede in maniera molto netta. In realtà non è super netto lo stacco fra la parte un po' più scura, nera argentata, e la parte invece del fondo che è più trasparente. Forse muovendoli si vede un po' meglio l'effetto, non so. Comunque molto bello, ci piacciono tantissimo, sono super eleganti e devo confessare che in casa avevamo un solo calice da vino perché l'altro lavandolo purtroppo mi è rimasto in mano un pezzo, si è rotto. E se avevamo soltanto due bicchieri da vino, nonostante il vino sia quasi l'unica cosa alcolica che io beva, nemmeno così troppo frequentemente. Però insomma, stavamo cercando dei bicchieri appunto da vino e ci siamo innamorati di questi. Un po' cari, però ci sta. Salto da IKEA, lo so, nello scorso video, credo, nello scorso vlog, vi ho accennato al fatto che io sto ancora aspettando di risolvere una questione in sospeso con IKEA. Avevo fatto un ordine il 2 maggio per arredare il terrazzo, questo ordine non è mai arrivato, non mi hanno mai rimborsata, ogni settimana li chiamiamo, andiamo lì e non stiamo risolvendo niente, quindi nonostante questo ho ancora il coraggio di andare da IKEA e comprare qualcosa, sono matta. Ho acquistato innanzitutto questa ghirlanda da appendere alla porta. Io sono settimane che cerco una ghirlanda da appendere alla porta, in realtà ne stavo cercando una piena, avevo visto che so con la lavanda o comunque con l'eucalipto, tutte finte per mantenersi, diciamo, di più nel tempo, e se le rubano almeno non mi dispiace così tanto se si rovinano. Questa in realtà è più spoglia, però nel suo essere più semplice, tra virgolette minimale, mi piace tantissimo, ha il tocco di colore giusto, ovviamente sono tutte piante finte, da vicino si vede un bel po', da lontano fa un effetto invece molto molto cozy, molto bello, mi piace. Mi aspettavo più decorazioni per il periodo autunnale, sul sito avevo visto tante cose carine, avevo visto che erano disponibili nell'IKEA più vicino a me, in realtà in negozio poi non ho trovato granché, quindi non so se magari non era aggiornato il sito o sono stata sfigata io che nell'ora che è passata tra controllare e arrivare effettivamente in negozio sono finite, non lo so. Comunque sono riuscita ad accaparrarmi delle zucchette finte, queste le ho comprate in un set, in realtà erano 5 in un sacchetto unico, mi sembra che costassero circa 7 euro, sono in plastica quindi se cadono non si rompono, spero di poterle riutilizzare negli anni a venire. Devo dire che anche in questo caso magari da vicino si notano più alcune imperfezioni, da lontano comunque sparsi in casa nelle foto vengono molto molto bene. Quindi almeno questo, almeno questo. Ultimo acquisto di IKEA. Ne avevamo bisogno? No, non ne avevamo bisogno. In realtà, dall'ultimo video che vi ho fatto sulle piante, si vede che me la sono tirata da sola, qualcuno mi ha fatto il malocchio, mi è morta una delle piante più belle di casa, il croton. Non so per quale motivo, perché ho sempre fatto quello che
facevo di solito da 2 anni a questa parte, e quindi sono rimasta molto molto male. Per affrontare un po' questa grandissima delusione abbiamo preso un'altra pianta. Io questa in realtà la puntavo da tantissimo, mi piace molto esteticamente. Non mi sono ancora informata su di che cure abbia bisogno. Qua c'è scritto che si chiama Alocasia amazonica. Penso sia una pianta tropicale, quindi come cure mi immagino qualcosa simile alla monstera, però mi informerò. Per adesso è qua in casa, vicino alla TV, l'abbiamo chiamata Stella, proprio per tutte queste belle punte e niente. Per adesso è stupenda, speriamo che mantenga. Mi ero dimenticata di farvi vedere una cosa, ovvero questo vaso che ho preso sempre da Ikea. Mi mancava un vaso per i fiori, perché io sto attualmente utilizzando la caraffa. Tutte le volte che mi arrivano i mazzi da Colvin o mi viene fatto un regalo, li acquisto io, caraffa. Che non è male, però non è un vaso, mi piacerebbe usarla come caraffa, quindi dopo mesi e mesi di ricerca per il vaso perfetto, tra virgolette, perché forse questo non è perfetto, ma mi piace molto. È un po' verde, con questo effetto un po' tipo... non marmo, però insomma questa bella sfumatura, insomma ci serviva un vaso e questo per ora è quello che mi piaceva di più. Speravo in una giornata produttiva, invece oggi tutto quello che poteva andare storto è andato storto e io mi sento veramente super avvilita. Ci sono dei problemi in casa, nel palazzo in cui vivo. È pesante, è una situazione molto pesante. Io tendo sempre a far vedere, diciamo, non dico il bello e il positivo delle mie giornate, ma appunto la quotidianità senza dover calcare sulle cose comunque pesanti. Però è una situazione che mi inizia a pesare veramente, veramente tanto. Soprattutto perché io qua sono da sola, non conosco nessuno e devo risolvere i problemi completamente da sola. E non sono bravissima a gestire gli imprevisti, non sono particolarmente dotata in nessun tipo di cosa. E tra l'altro oggi mi è arrivata anche la spesa a casa, ho di nuovo provato Everly, ve l'avevo parlato anche nella newsletter di settimana scorsa, ed ero super carica, volevo farvi vedere la mia spesa perché c'erano tante cose che bene o male compro di settimana in settimana e invece ho dovuto discutere con le persone, ho dovuto pure discutere, è arrivato tardi. Mi sto veramente innervosendo oggi perché già dalle 6:30, 7 di questa mattina ci sono soltanto problemi. A me non piace discutere con le persone, non sono brava a gestire, come vi dicevo, gli imprevisti. Adesso tutti in una volta stanno arrivando mille messaggi quando di solito non mi scrive mai nessuno. E quindi niente, sono molto 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 demoralizzata, mi viene da piangere ogni 3 secondi e niente. Spero che questa giornata prima o poi finisca e spero di svegliarmi domani con i problemi che si sono risolti da soli, perché io non ce la sto facendo.
Grazie.